Buonasera a tutti, sono molto felice di incontrare, seppur virtualmente, Giulia Camminito e di poter presentare e parlare con lei dell'Acqua del Lago Non è mai dolce, che è il suo ultimo romanzo edito da Bompiani e soprattutto di poterne parlare all'interno di questo progetto Desiderare il mondo dedicato alle donne. Non è un caso che questo libro, Giulia Rossa Già, mi ha coinvolto fin dalle prime righe, fin dalle prime pagine, perché la sua voce, la voce narrante, che è la voce di Gaia, poi ne parleremo, mi ha, come dire, preso per mano e ha tratto dentro, subito dentro la narrazione. Allora, questo libro, il tuo romanzo inizia da una donna, che non è Gaia, che è Antonia, una donna dai capelli rossi. Una donna sicuramente affascinante, molto forte, poi tu usi molto bene i dettagli, con un abito comprato a Porta Portese, un incedere molto deciso, un modo di fare assolutamente senza nessuna contraddizione. Lei in questo inizio reclama una casa per sé e per la sua famiglia. Lei una casa ce l'ha, vive col marito, vive con i figli in un piccolo scantinato, un appartamento di 20 metri quadri che un tempo era occupato, racconta, da topi, scarafaggi, siringhe che dal piano strada venivano gettate dai tossici e che lei ha ripulito, che lei ha reso un luogo degno di essere vissuto. Nello stesso tempo però sa che può avere una casa, che deve, anzi che vuole, una casa più grande per tutta la sua famiglia, che è una famiglia numerosa. Questa casa dove vivono ha la cucina nell'armadio, ha una brandina, quindi c'è una situazione sicuramente di disagio. E Antonia però questa casa che lei desidera in parte la otterrà, andranno a Corso Trieste, che è una zona molto elegante di Roma, poi andranno al lago di Bracciano. La casa quindi all'inizio del tuo libro è assolutamente centrale. Dice Gaia, la casa sono io bambina che conosco solo lo spiazzo di cemento e lo abito come una reggia insieme a mio fratello. È nostro e di nessun altro. Scaviamo, saltiamo, cuciniamo ortiche e formiche e a terra tracciamo coi gessetti presi a scuola numeri e linee, triangoli e quadrati in cui ci sediamo e diciamo che sono cose nostre. Viviamo lì, viviamo lì dentro i segni a terra che abbiamo disegnato. Casa, diciamo, ci basta fare poche righe, le mura e il tetto, le finestre, la porta. Questo libro incomincia dall'idea e dal concetto di casa. E la casa non è mai soltanto mura, porte, finestre, ma è sempre qualcosa che ci contiene, che contiene le nostre emozioni, che contiene quello che siamo e quello anche che vorremmo essere, no? Nella casa c'è la stratificazione, la geologia della nostra vita. Quindi spesso la casa somiglia, anche a me è capitato molte volte, a uno stato d'animo, riflette uno stato d'animo. Però in questo libro, e questa è la cosa molto interessante secondo me della storia che tu inizi a raccontare, questa casa c'è, ma per sottrazione. Cioè non è qualcosa, è un punto di domanda, non è qualcosa di realmente stabile. Questo mette il lettore volutamente a disagio perché si sente in questa casa che c'è o non c'è la metafora di una precarietà, no? Di qualcuno che non trova o pensa di non trovare una sua giusta collocazione. Quindi volevo che ci raccontassi di questo inizio, di queste case. Allora, intanto ti volevo ringraziare tantissimo, Gaia, questa è insomma la nostra prima presentazione, anche se a distanza, che mi rende molto felice. Volevo ringraziare il Circolo dei Lettori di Torino e anche la rassegna in cui siamo contenuti e tutte le persone che ci stanno ascoltando. L'idea della casa è centrale all'interno del libro, si inizia e
si finisce anche con dei problemi che riguardano la casa. Io avevo necessità di porre la casa proprio da un punto di vista critico. Come tu stavi dicendo, è una casa di cui non si è mai sicuri fino in fondo. Ed è anche una casa menzogna, in realtà, perché buona parte del libro è giocato su uno scambio di case, che viene raccontato però bene più avanti. E quindi, in realtà, oltre a non esistere mai la proprietà della casa, il possesso della casa, esiste anche sempre la possibilità che la casa venga tolta, che la casa venga revocata, che qualcun altro possa levare alla famiglia il suo contenitore, le sue abitudini, i suoi spazi. E da una parte abbiamo la madre, Antonia, che ha questa ossessione ovviamente per la casa, per la sicurezza, per la possibilità per la famiglia di avere un luogo e che quel luogo in qualche modo sia legato legalmente a loro, sia riconosciuto come il loro posto, ed è per questo che lei lotta fin dall'inizio. Dall'altra invece c'è la protagonista, Gaia, che sente la casa come un contenitore delle sue forze. Da bambina parlava di casa con il fratello come qualcosa di fuori rispetto alle piccole mura in cui vivevano, ma come qualcosa di immaginato, perché quando siamo bambini casa è molto la nostra immaginazione, tutto quello che noi creiamo, tutto quello che è altro anche rispetto alle cose piccole che abitano le case reali. Quindi lei riesce a proiettarsi quando è ancora bambina e a costruire una sua possibilità di abitare insieme al fratello, la loro immaginazione, i loro giochi. Una cosa che poi nel corso del libro lei rievocherà dicendo che quello è il luogo in cui, se pensa con la sua testa, sa di essere in un luogo sicuro, il luogo di quei disegni, perché è un piccolo luogo di felicità, quindi è un rifugio, è un serbatoio di piccola felicità infantile che lei si porta dentro nonostante lo sviluppo. Quindi ci sono queste due forze: da una parte la madre alla ricerca di una stabilità, di un riconoscimento, dall'altro lei che si sente sempre contenuta dalla madre e anche dalla casa, e che da subito in questa scena iniziale in cui, diciamo, la madre si finge un'avvocata per avere delle risposte sulla loro casa, noi la vediamo quindi entrare in scena un po' come un'eroina dai capelli rossi, una donna combattente, volitiva, che fa subito, no, baccaglia per avere quello che desidera. E però alla fine di questa prima scena Gaia la guarda con gli occhi feroci, non riconosce questo valore eroico nella madre, quindi si capisce, almeno io volevo far capire da subito, il cortocircuito tra le due rispetto alla loro vita, perché è un po' come se Gaia le dicesse: tu mi hai messa al mondo esattamente qui, e questo posto per cui tu stai lottando è un posto di povertà, è un posto di minorità che io non mi merito. Io dovevo nascere in mezzo ai ricchi, in mezzo a quelli che hanno, in mezzo a quelli che stanno nel mondo come si deve, non qui con te. E quindi questo è il modo in cui, diciamo, le due vengono presentate. La rivendicazione è la rivendicazione di un luogo, perché poi poco più avanti succede che Gaia, siccome la voce narrante è quella di Gaia, poi Gaia prende, a parte la scelta del nome bellissima, prende completamente diciamo, la scena e dice di sé delle cose molto precise. Io non so fare quello che fanno loro, si riferisce in questo caso ai compagni, alle compagne di classe, non seduco, non ammalio, non riesco a propormi, mai l'ho saputo fare. Le guardo danzare, sorridersi e bere. Loro mi invitano più volte a raggiungerle. Sei una di noi, vogliono simulare. Sei opportuna e ben voluta, ma io vedo menzogna in quegli sguardi, perché non c'è mai stato luogo per me, un mio stare al posto adatto. Allora, Gaia è una ragazzina quando la incontriamo, ma ha un'intelligenza psicologica molto forte, sa dire di sé, ha un'autopercezione molto precisa. E lei è una ragazza, questa voce è una voce ruvida, sicuramente, per quello che dicevi tu, è una voce che rivendica qualcosa, anche se questo qualcosa all'inizio non è veramente chiaro. Eppure, come succede sempre quando si è giovani, no? Dove si hanno dei sentimenti molto forti, ma non c'è davanti a noi un orizzonte chiarissimo. E Gaia
quello che colpisce fin da subito, lei andrà ad abitare a Bracciano, continuerà a frequentare invece una scuola a Roma, che è una scuola borghese, e questo crea dei problemi, nel senso che lei è un personaggio, una ragazza che non crede davvero nell'empatia, non si apre davvero al mondo, rimane sempre un passo indietro, perché come nelle piccole righe che ho letto, si sente diversa, anche se questa parola lei non la usa, si sente da un'altra parte, però tu dici, usando una parola che mi piace molto, lei non smargina, no? Non, con Agata e Carlotta, che sono le prime, diciamo, amiche, insomma, compagne, non esce mai da dei contorni precisi che lei si dà. Cioè, lei sta al suo posto, per usare una frase fatta, per non perdere quel posto. Ok? E quindi questa è una versione di lei. Ma dall'altra parte, però, c'è un'altra Gaia, ed è una Gaia che io ho amato tantissimo, che sembra una dea indù, nel senso è una dea della rabbia, ogni tanto scoppia, e ci sono degli episodi, se tu li vuoi raccontare, ovviamente lo faccio fare a te, in cui lei letteralmente esplode, ed è esattamente il contrario di quello che dice di sé, cioè di stare dentro questi argini o questi confini o queste linee che lei si è data, lì diventa qualcos'altro. E c'è questa cosa che ha spesso la rabbia per chi l'ha provata, no? Di voler sovvertire il mondo, di voler mandare il mondo a gambe all'aria. Allora, cosa c'è nella rabbia di Gaia, nella rabbia di questa ragazza? Beh, lei sicuramente, come tu stavi dicendo, quando è bambina e fino a un certo punto della sua primissima, diciamo, preadolescenza, gli anni delle medie, ha questa volontà di stare al suo posto, perché in una casa molto piccola, come quella che le ha vissuto nella sua infanzia, in cui vivono più persone, quindi in 20 metri quadri sono in 4, sono in 5, stare al proprio posto è un po' la necessità per la sopravvivenza, nel senso che non si può uscire da la propria brandina, non si può occupare un altro posto a tavola, non si può fare rumore, chiasso all'interno di una piccola casa, eccetera, eccetera, perché si è in pochi. E quindi lei è stata abituata dalla madre al fatto che ognuno di loro deve avere un posto nella casa, che è quello che la madre ha assegnato. La madre decide gli spazi di ognuno, e lei per tutto il libro in realtà ha una parte di sé che soffre queste imposizioni della madre. Infatti in casa tende sempre a sopportare, è molto più silenziosa, guarda, rimane ferma mentre gli altri discutono, dice che vorrebbe urlare delle cose ma non le urla mai. Solo verso la fine c'è un confronto diretto, forte, di urla con la madre, in cui lei deve rivendicare alcune cose di distanza rispetto alle decisioni materne. Però per la maggior parte del tempo, come tu dicevi, c'è un suo stare al posto che è soprattutto privato. Lei ci prova anche all'esterno a fare questo, quando incontra queste prime amiche alle scuole medie, o anche quando è alle elementari, quando è ancora a Roma ed è ancora al quartiere, diciamo, più periferico di Roma. Lei cerca di stare al proprio posto, di non disturbare nessuno, il fratello, se serve, la difende, però arriva il momento in cui lei diventa obiettivo di una serie di cattiverie, senza volerlo, senza cercarlo. E quindi, mentre le amicizie triangolate con queste amiche sono delle amicizie di convenienza, che però comunque le mettono sospetto, inquietudine, perché lei non riesce ad interagire con loro in un modo che a lei le sembra lineare e comprensibile, perché a volte si arrabbiano tra di loro, contro di lei, per delle sciocchezze, si dicono delle fesserie, si rubano i vestiti tra di loro, e lei non sa mai in questa posizione a tre dove mettersi. In più arriva questo ragazzino alle medie che la tormenta, cioè la prende come bersaglio, come spesso accade senza una ragione specifica, non c'è un motivo per cui alcune volte... Accade a tutti prima o poi. Io ho messo questo episodio perché è un episodio autobiografico. Io avevo questo ragazzino alle medie che per ragioni impescutabili mi tormentò per anni, ma proprio tormentare, cioè
a scuola, a casa, alle feste, una presenza costante che io me la sono ritrovata pure fino al liceo, quindi per anni ha continuato con questa, che io non capivo, cioè non riuscivo veramente a capire perché non gli avevo mai fatto nulla. Questa sensazione qui della mia vita mi è servita a cercare di creare il primo detonatore, perché Gaia è stata al suo posto fino a quel punto, la sua vita di famiglia e la sua vita fuori dalla famiglia, diciamo, hanno continuato a essere equivalenti per lei nei comportamenti, poi arriva questo che la tormenta, e in più il punto della detonazione è che questo è un ragazzino ricco, che quindi ha tutte quelle cose a cui lei non può accedere. Questo fatto che lui abbia e lei no, e che nonostante lui abbia tutto, la tormenti, cioè come cosa in più vuole avere lei, cioè vuole possedere l'identità di lei, darle un nuovo nome, disturbarla, non farle trascorrere le giornate in una maniera normale. Ecco, quel punto lì è il punto in cui lei, come tu dicevi, esplode e inizia direttamente a occuparsi lei di quella vendetta che magari dall'esterno il lettore o la lettrice vorrebbe, perché all'ennesimo disturbo, all'ennesima minaccia, all'ennesimo gesto cattivo, la sensazione che uno di solito prova quando legge queste cose in un libro è: però perché non fa qualcosa, perché non reagisce, no? E di solito il personaggio nel romanzo di formazione incassa il colpo, cresce e, diciamo, gira la medaglia dopo essere cresciuto, e quindi arriva al successo lasciandosi alle spalle tutte le avventure e le avversità, e raggiunge il proprio obiettivo finale, che è quello di essere diventato una persona migliore, no? È diventato una persona migliore, quindi tutte le difficoltà, tutti i poli negativi che ha incontrato nel corso del proprio cammino si rigirano completamente, vengono assorbiti, no? E quindi si arriva a una sintesi finale in cui il personaggio è cresciuto, è vigoroso, e quindi guarda a queste difficoltà con quella distanza. Lei invece arriva al primo ostacolo, il ragazzino odioso che la tormenta, e lo picchia, esplode con una racchetta, lo picchia fino a rompergli il ginocchio. E da lì capiamo, cioè la sensazione che io volevo provare a dare è proprio ok, spaesamento, nel senso, da una ragazzina così gracile che finora sembrava appunto cercare il proprio posto, arriva subito la vendetta nelle prime 40 pagine. E quindi la domanda dovrebbe essere: se inizia così, che cosa farà dopo? E lì inizia il percorso, come tu dicevi, lei è un po' giustiziera, cioè quando sente che qualcosa la tocca, la disturba, non dà il tempo della reazione. La reazione deve arrivare immediatamente, e ovviamente deve sempre crescere, perché lei, più è forte il torto per lei, più lei ne soffre, più è forte la reazione che viene provocata. Lei infatti è un po' questa cosa da vendicatrice, no? Cioè l'immagine che poi la riassume perfettamente al Luna Park, quando spara contro le lattine, giusto? E le centra tutte. Senti Giulia, in realtà è vero, è un romanzo di formazione, come hai appena detto, è un romanzo su Gaia, in parte è un romanzo che è familiare, ma sicuramente è un romanzo, diciamo, nella parte centrale del libro, sull'adolescenza. L'adolescenza come corpo che cambia, corpo che preme contro la membrana del pudore, corpo che è veicolo di accettazione o di rifiuto rispetto agli altri, corpo come anche il luogo del tradimento, perché il corpo adolescente, io questa è una sensazione che ricordo veramente, anche se gli anni sono passati un po', però è il corpo di donna che tradisce il tuo corpo di bambina, è il corpo con cui si incomincia a sperimentare la sessualità, ma non è mai una sessualità come quella che uno ha in testa in un sogno romantico. Sempre si diventa donna, sempre in modo un po', ovviamente non voglio generalizzare, però in un modo un po' difficile, un po' tagliente, un po' faticoso, e poi soprattutto quel trasporto psicologico che implicano le relazioni sessuali si impara molto dopo, di solito. E poi ancora, cioè un corpo che è una cosa difficile da gestire, parlo per esempio della parabola di Carlotta, no? Che può essere un corpo talmente desiderato da non essere più tuo, e quindi questo crea poi qualcosa
di irrimediabile. Allora, come è costruito questa adolescenza che sembra per tutti noi, anche se tu sei molto più giovane di me, però sembra sempre qualcosa che uno si è lasciato alle spalle e invece è sempre lì con te un po'. Basta qualcosa per ricordarti, riportarti indietro quei momenti che non sono sempre idilliaci, anzi possono anche essere molto traumatici. Beh, io avevo bisogno di utilizzare dei miei elementi autobiografici per una volta e farli un po' mangiare dalla mia protagonista, e quindi mangiare e digerire, e però che li avessi un po' digeriti anche io. Per questo ho scelto un momento della vita che è l'adolescenza, che ormai per me sono passati 15 anni e che quindi riesco in qualche modo a guardare già con un occhio un po' lontano. E mi serviva quell'età lì, perché effettivamente è stata un'età per me particolare e pensandoci anche per altri, non soltanto sulla parte ovviamente del corpo, perché quelle pagine in cui io racconto delle scuole medie in cui queste ragazzine devono mettersi in costume, per noi ci avevamo 2 ore accorpate, era un incubo, cioè noi avevamo 2 ore accorpate di educazione fisica in cui facevamo 6 mesi piscina, 6 mesi tennis, quindi facevi 6 mesi di incapacità totale, perché il tennis non lo sapeva giocare nessuno, quindi completamente con queste tute sformate al gelo e con queste racchettine, ma poi c'era il dramma della piscina, con questi corpi che non avevano forma, oppure corpi che si erano sformati perché era il momento dello sviluppo, certo. Quindi alcune avevano alcune forme improvvise che erano veramente apparse nel giro di qualche mese, altre ancora non avevano avuto il ciclo e quindi si sentivano piccolissime, piatte, minuscole, incapaci, questi corpi che non crescono mai e che tu dici, ma perché lei nel giro di 6 mesi ha il seno, ha il sedere, io non ho ancora nulla, proprio in questa sensazione di essere incapaci anche nel crescere. Ed era veramente terribile per noi con i nostri costumini, la nostra pelle pallida in inverno, la cuffietta con le orecchie di fuori, a tuffarci nella piscina con i compagni che chiaramente facevano banchetto su di noi, cioè certo. Proprio da lì le peggiori persecuzioni iniziavano senza mai fermarsi. E quindi quel corpo lì, secondo me, interessante da provare a raccontare. E dall'altra sono anche stati degli anni per me che poi sono stata grande lettrice da bambina e grande lettrice subito dopo l'adolescenza. Ho letto molto nell'adolescenza, però secondo me con un distacco rispetto al rapporto con il mondo, con le mie idee, con un'idea di politica, società, formazione, vivere, abitare. Tutto molto distante, molto presente il piccolo corpo. La discussione con le amiche era la discussione sulla scuola, sugli innamoramenti, su di noi. Pochissima discussione critica, diciamo, cosa che se io penso alla generazione dei miei genitori invece è molto diverso, perché gli anni del liceo già allora per loro sono stati gli anni in cui hanno incontrato le persone che poi con cui hanno fatto delle cooperative, sono andati all'università, cioè hanno preparato il loro 68 già dagli anni del liceo, con le occupazioni, con le assemblee, cioè noi durante le occupazioni guardavamo i film, cioè Non sapevamo manco perché eravamo lì, l'incoscienza più totale del mondo in cui sei. Quella sensazione lì, di distanza tra l'io e il mondo, a me interessava molto, perché obiettivamente Gaia è una protagonista di un profondo egoismo e individualismo fortissime, per cui non è mai una che rivendica qualcosa che non sia per lei. Tutto quello per cui lei esplode riguarda lei. Non riguarda mai qualcun altro, non c'è mai qualcun altro in pericolo, qualcun altro che non ha qualcosa, uno sguardo che è oltre, diciamo, la sua circonferenza in cui lei si è posizionata, il suo punto d'arrivo in cui lei sta in quel momento. E tutto questo, secondo me, con l'adolescenza c'entra, perché poi quella mancata formazione di idee collettive è molto difficile e faticosa da recuperare il resto della vita, ed è per questo che lei rimane sempre piuttosto al margine rispetto ad altre figure, come per esempio il fratello, che invece da subito si getta in questa idea dello stare insieme, dell'avere delle cose da condividere, uno spazio politico da vivere insieme, che si può vivere anche in maniera totalmente acerba, ovviamente, quando hai 16 anni non sai manco cosa stai dicendo, però non è importante che tu abbia una coscienza politica formata, ma che tu abbia un'intuizione, l'intuizione in quegli anni che c'è qualcosa al di là di te, dei tuoi corpi e della difficoltà di tuffarsi in piscina con un costumino ridicolo. E quindi per questo, secondo me, l'adolescenza poteva essere un buon laboratorio. E poi io ho notato, anche adesso stavo leggendo,
quasi finito, sembrava Bellezza di Teresa Ciabatti, e lei parla della sua adolescenza, è incredibile, comunque passa qualche anno, non moltissimi, però le cose tornano moltissimo. Incredibile come certe cose, evidentemente per qualche generazione, sono proprio rimaste tali. E ce le siamo portate, perché io adesso, se ripenso alla me di quegli anni, sono veramente degli anni che hanno cambiato tantissimi equilibri dentro di me e fuori di me. Te lo stavo per dire io, perché sì, anch'io sono di una generazione diversa dalla tua, ma in realtà anch'io in gioventù ho sentito questo, no? Cioè, lo sento oggi ripensando ad allora non me ne rendevo davvero conto. C'è una radicalizzazione di un certo individualismo, no? Che secondo me è anche un individualismo borghese che porta ad essere, no, chiusi soltanto nel proprio interesse, forse è una conseguenza di un benessere che c'è stato prima. Anch'io su questo bisognerebbe capire perché, però condivido perfettamente le sensazioni, soprattutto adesso che poi ce le hai dette in modo così chiaro. Riguardo la lettura condivisa, questo mi piace molto, c'è un dettaglio, no, del libro. A un certo punto abbiamo detto che Gaia non crede tantissimo nell'empatia, è un po' un personaggio che si chiude dentro di sé, ma poi un'amica la trova, un'amica importante la trova, che è Iris. E c'è questa cosa, questa voglia di leggere L'idiota insieme, di leggere Martinide insieme. Questo mi ha ricordato, facendo un'associazione di idee, una cosa che aveva detto Marino Sinibaldi in una intervista che gli fece Zanchini, che poi è diventato un libro per La Terza, cioè il fatto che la lettura si comincia davvero a leggere, e a me non è successo, è successo molto dopo, in adolescenza, quando si condivide una lettura, che non vuol dire stare insieme e leggersi ad alta voce dei brani, che sarebbe anche un po' retorica come cosa, ma è semplicemente leggere in contemporanea lo stesso libro, oppure scambiarsi lo stesso libro e poi discuterne, perché quel libro diventa un'altra cosa, non è più quello che ho letto tu, non è più quello che ho letto io, ma diventa una terza cosa. Questo è molto interessante anche per quello che dici tu, cioè di avere un approccio critico sia alla letteratura, ma poi di conseguenza anche alla vita. E aprendo una parentesi, secondo me è quello che devono fare le presentazioni, cioè le presentazioni è un modo di leggere un libro tutti insieme. Io do una versione del tuo libro che sicuramente è diversa da quella che hai tu, i nostri ascoltatori ne hanno un'altra ancora e possono intervenire con le domande, quindi quando torneremo a incontrarci davvero sarebbe bello intendere queste presentazioni come un che di laboratoriale, un po' un modo di tornare a quel modo di leggere dell'adolescenza. Comunque, Iris è un personaggio luminoso, secondo me, delle tue pagine. È un personaggio accogliente, che accoglie Gaia, a cui non interessa minimamente che la sua casa sia piccola, i suoi oggetti siano oggetti prestati, che ci sia un padre in carrozzella. Non interessa minimamente di questo. Lei è totalmente, direi, forzando un po', innamorata di Gaia. E quindi quando Gaia le racconta di aver visto questo enorme pupazzo a Luna Park, no? Sparando, come dicevamo prima, abbiamo evocato prima, lo vede come un segno di coraggio della sua amica, l'amica coraggiosa che è in grado di fare tutto. Quindi le dà una restituzione dell'immagine che lei stessa, cioè che Gaia non ha di se stessa. E quindi è un libro il tuo sull'adolescenza, ma è un libro anche su questa cosa bella dell'adolescenza, che non solo il corpo cambia, ma cambiano anche le relazioni, e anche si comincia a vivere, se si è fortunati, l'amicizia in un modo non più così uniforme come quello dell'infanzia, ma in un modo totalmente nuovo, che a volte assomiglia a una congiunzione totale, a una forma d'amore. Assomiglia a una simbiosi, assomiglia molto a una simbiosi. Credo che siano degli anni simbiotici piuttosto forti, quelli dell'adolescenza, soprattutto se scatta questo riconoscimento del anche tu, che è una frase fatta, che io ho messo nel libro, però in realtà mi serviva
perché spiega quando incontri un altro e pensi, ah, ma quindi lo fai anche tu, ma quindi anche tu hai questa esperienza, anche tu leggi, anche tu hai una casa come la mia. Quando Gaia incontra Iris, vede che c'è una persona che finalmente qualcuno le assomiglia. Il motivo per cui loro arrivano alle letture è molto diverso, perché Iris ci arriva per suo particolare interesse, mentre invece Gaia ci arriva spinta dalla madre che vuole le legga dei libri un po' impegnativi e non perda tempo con i libri, diciamo, commerciali, più di intrattenimento, perché dice una volta che leggi devi leggere bene, fatti dire dalla bibliotecaria i libri importanti, classici, quelli che ti formano, che servono a qualcosa, non perdere, perché la madre è molto sul non disperdiamo le energie inutilmente, perdiamoci. Una volta che hai deciso di leggere non porti il libro al bagno, ma ti metti ben seduta, stai lì e lo leggi concentrata, eccetera. E Iris è la prima persona che anche lei legge questi libri che le altre ragazzine non leggono, quindi che legge Jane Austen, che legge le Bronte, che legge Dostoevsky, che legge Anna Karenina, che legge cose che Gaia è stata quasi un po' forzata a leggere e che però la stanno trasformando, perché il suo linguaggio cambia, il suo modo di parlare dei caratteri degli altri cambia. È chiaro che tutta quella letteratura a cui lei un po' è costretta, un po' si avvicina, muta delle cose mescolandole dentro, ed effettivamente il momento in cui loro condividono queste letture è un po' l'unico momento, uno dei pochi momenti in cui Gaia possiamo dire che è felice, perché quell'estate lì, quell'estate dell'incontro con Iris, dell'incontro di un vicino da sé, qualcuno che lei riconosce e con cui può leggere e scherzare su quello che sta leggendo, può dirle le impressioni, si possono scambiare, quel momento lì è il momento in cui anche Iris proietta molte cose positive su Gaia, tra gli scherzi al lago e i momenti che condividono chiacchierando dei libri e i soprannomi che iniziano a dare agli altri. È come creare, invece che un lessico familiare, tra virgolette, un lessico amicale, che è quel qualcosa molto dell'adolescenza, quello di dare i nomi alle cose insieme, rimodulare il rapporto con il mondo. È un nuovo momento semantico in cui, appunto, richiamiamo questo posto perché noi qui c'è successo qualcosa insieme, e quindi quel luogo diventa chiamato così, il luogo del gelato. Quell'altro diventa l'amico di Riccio, perché Riccio l'abbiamo chiamato, io e le mie amiche avevamo tutto un mondo di questa semantica, di modi di parlare degli altri, dei luoghi e di rievocare le esperienze. Io mi ricordo che avevo addirittura ragazzine alle scuole medie che avevano tra di loro dei linguaggi segreti, molto giocato sui segreti in quegli anni, il modo di riferirsi alle cose senza che un terzo o un quarto lo capisca. Tutto questo movimento è quello che cementifica un senso di profonda intimità, che nasce quindi in questo territorio della lingua inventata e dei riferimenti tra loro due. Ed è per questo che con Iris Gaia sarà sempre la sua miglior versione possibile. E quindi, proprio come dicevi tu, perché anche le persone che hanno, questo io volevo un po' cercare di dire, che anche le persone che hanno quella grande difficoltà a stare al mondo, quelle persone con una certa anche aggressività, nell'incontro con un riconoscimento, con un'accettazione, con una luminosità, riescono in qualche modo a dare il meglio di loro. Ed è questo il punto in cui loro si incontrano. E lei ha poi una persona con cui invece dà il peggio di sé. Quindi lei ha due amicizie, da una parte la luce che è Iris e dall'altra la notte che è Cristiano, che è quello che invece ovviamente tutte queste condivisioni non ce le hanno, ma condividono l'atto violento, cioè condividono quella rabbia, anche quella vergogna da parte di lei e da parte di lui, quell'aggressività, quello sguardo punitivo e anche quel corpo, proprio che il corpo è rappresentato dall'agire per difendersi immediatamente, cioè appena viene fatto uno sgarro bisogna rispondere. E quindi lei, appunto, come dicevamo prima, anche qui ha due momenti: il momento luminoso, che poi è quello che la legherà di più a Iris ed è anche quello che le farà più soffrire nel corso della loro amicizia, perché come in amore anche in amicizia si vive tanto dei ricordi felici. Quella simbiosi lì è una simbiosi che ce la portiamo dentro, è come veramente un momento di incontro che ci segna, e però forse non può durare sempre, soprattutto in amicizia. Non, quel legame così simbiotico può durare il tempo veramente di una stagione in alcuni casi, e magari è la nostra stagione, però poi dopo c'è il rimpianto che la stagione sia passata, come ci si rimprovera che la stagione è finita, ed è così anche un po' per loro nel libro.
Per fortuna che le simbiosi non durano a lungo. Sì. Un po'. Comunque, molto, molto bella e molto interessante questa cosa del linguaggio inventato. Allora, in base a questo, vi farò vedere la copertina, spero che si veda, ma è molto bella questa copertina perché ha un che di assolutamente nostalgico, che assomiglia in qualche modo alla lingua che hai usato, alla voce che hai usato, che è piena di ruvidità, no? È una voce ruvida, ma nello stesso tempo ha queste sue nostalgie, forse per qualcosa che non ha avuto. E io infatti ti volevo chiedere, siccome questo libro è scritto in prima persona, ma questa voce chiaramente non coincide con la voce di Giulia Cammito, ma con la voce di Gaia, allora da scrittrice so che cosa vuol dire scrivere, cosa implica scrivere in prima persona, a differenza magari dei tuoi libri precedenti che, se non sbaglio, erano scritti in terza persona, giusto? Sì. E come hai lavorato su questa voce in termini anche di coerenza psicologica, di lessico? Come ci hai lavorato? Perché è una lingua lavorata, quindi mi chiedevo come l'hai approcciata. Io l'ho approcciata proprio con questa idea che hai detto tu, cioè quella di una voce, nel senso che dovesse essere qualcosa che risuona, che è riconoscibile, che può essere disturbante, può essere invece affascinante per altri, che è ripetitiva, che è ossessiva su alcune cose, che sfrutta le parole a modo proprio. Io mi sono resa conto che, diciamo, il mio tipo di scrittura è una scrittura abbastanza sincopata, abbastanza legata ai dettagli, all'uso del vocabolario, è poco una scrittura di grandi atmosfere, grandi campi lunghi, grandi descrizioni, è poco una scrittura di grandi riferimenti letterari, che sono quel tipo di scritture che anche a me piacciono quando le leggo, però io mi ritrovo di più nella scrittura di vocabolario e nella scrittura di ricerca, quindi diciamo che il primo libro, La Grande A, aveva uno stile acerbo, secondo me più ironico, più fresco, più da lavorare, però più complicato, con tanti vezzi, tante questioni da sistemare, ed era però in terza persona applicata alla storia, e quindi si creava lì quel cortocircuito del romanzo storico scritto con una voce che sembra quella più contemporanea. Nel secondo invece io ho fatto un po' un leggero passo indietro di stile, perché era un romanzo corale in cui c'erano molti personaggi, molti eventi storici della grande storia che accadevano ai personaggi, e quindi mettere ancora più stile sarebbe sembrato veramente, secondo me, eccessivo, perché un po' uno deve misurarsi rispetto a quello che sta per scrivere. Qui invece l'eccedere era un po' il tema, perché l'unica cosa che poteva tirare avanti un libro la cui trama in realtà è molto povera, cioè si tratta di semplici accadimenti della sua vita in cui lei si arrabbia, lei reagisce, rapporti che si modificano, ma insomma non c'è una trama nel senso proprio di un grande intreccio di eventi, di situazioni, di personaggi. C'è lei col suo sguardo feroce sul mondo, o il suo sguardo lieve, o il suo sguardo di rammarico, o il suo senso di vergogna. E quindi, visto che è lei proprio il fuoco del libro, io dovevo cercare di alimentarlo con una voce, una scrittura. È stato in realtà molto naturale, sono entrata abbastanza naturalmente, perché ho cercato sempre di portare un tarlo qui sul suo punto, e il suo punto doveva essere preciso, il suo punto di guardare le cose. Ho cercato di ritrovare in me quel senso di frustrazione, di fastidio, quello sguardo di invidia, ma anche quello sguardo di mancata tenerezza, di mancata attenzione da parte degli altri, che, se io l'ho provato in altri modi, però la sensazione mi serviva, e quella sensazione è diventata la sua sensazione. In più, lei, anche grazie alla madre, o per colpa della madre, inizia un rapporto stretto con la lettura e le parole molto presto. Io ho veramente iniziato a scrivere solo quando ho veramente iniziato a rileggere il dizionario, La Storia delle Parole, quando mi è capitata tra le mani la Nuova Enciclopedia di Savinio. Solo da quel momento in poi, secondo me, in me qualcosa è cambiato rispetto alla lingua e alla scrittura, ed è quello che accade anche a lei quando lei, la madre le regala il dizionario, è il primo momento in cui lei ha il primo libro suo, cioè che non deve riportare in biblioteca, e che non le è stato prescritto dalla scuola, e però si appassiona alla possibilità di
capire le parole e usarle nel modo giusto, perché vede che gli altri riconoscono questa capacità. Ed è un po' l'unica capacità sua, alla fine. Lei sa studiare e sa in qualche modo utilizzare le parole, sa scrivere, anche se in realtà non è che scrive un libro, non è che viene pubblicata o riconosciuta da chissà chi, però lei scrive e lei usa le parole. Questo suo vocabolario mi serviva per creare anche un forte contrasto, cioè da una parte lei dai libri trae tutto questo nutrimento per i suoi movimenti interiori, anche per i suoi movimenti linguistici, e dall'altra però il mondo questa sua capacità non la riconosce praticamente mai, cioè non la premia mai. Forse la nota, ma non la premia mai. Lei non viene mai premiata per tutto lo studio, premiata definitivamente per tutto lo studio e la sua capacità di usare le parole. E poi dall'altra, saper usare le parole può anche voler dire usarle in maniera malevola, ed è proprio questo l'argomento a un certo punto nei confronti di un suo tema, in cui lei ha scritto benissimo, la professoressa le ha messo 10, ma poi chiama la madre e dice: secondo me sua figlia ha qualcosa che la tormenta, perché questo tema è agghiacciante, che è quello che a volte accade nelle scuole, cioè se si scrivono delle cose molto forti, le insegnanti sono portate a dire ai genitori: c'è qualcosa che non va qui, perché io avevo chiesto una traccia molto più semplice, perché lei mi sta parlando di dei pesci a cui è stata tolta la pelle, tutto molto angoscioso. E quindi la madre va da lei e dice: c'è qualcosa che ti tormenta, mi devi dire cosa. E lei gli dice: non c'è niente che mi tormenta, però rimane la macchia dell'aver utilizzato belle parole per parlare di cose meschine, che è un po' quello che fa il libro sostanzialmente, cioè un po' metalinguisticamente, un po' quello che provo a fare anche io, perché volevo cercare di non estetizzare e di non rendere pomposo, però di rendere una sua con una sua riconoscibilità il libro. Ci sei riuscita. Faccio una considerazione e poi ti farò un'ultima domanda. C'è una cosa in questo libro di Giulia Caminito che mi ha colpito. Ci sono tanti personaggi, vero che c'è questa voce molto forte di Gaia, però io li ho vissuti così. Gaia, Iris, Antonia, a suo modo Carlotta, da una parte, e dall'altra il papà in sedia a rotelle, Cristiano, Luciano bello di mamma. Quindi si ha l'impressione che tu abbia voluto costruire una specie di piano inclinato, no? Dove le figure maschili ci sono, ma viaggiano di lato, cioè a un'intensità minore rispetto alle figure femminili, e quindi mi è sembrato che in questo ci fosse, sarebbe tra l'altro perfetto rispetto al progetto Desiderare il Mondo, che è stato organizzato dal Ciclo dei Detentori, come se ci fosse una rivendicazione in questo, un certo orgoglio femminile. E questa è una considerazione che poi può essere condivisa o meno, e può essere bello sentire cosa ne pensano i lettori. E poi volevo fare questa ultima domanda, perché l'ho lasciata apposta alla fine. Questo libro, come hai detto tu, parla, no, Gaia rivendica qualcosa alla madre, no, io in questo posto, in questa casa non ci voglio stare. Cioè si parla di disagio economico. Non voglio usare la parola povertà, perché la povertà per me ha tanti significati oltre a quello economico. Quindi disagio di un certo tipo, che vuol dire non poter accedere in modo diretto a quello che è un certo vivere borghese, no? Quindi l'ultimo modello di telefonino, i vestiti di un certo tipo, le vacanze, la gestione del tempo in modo diverso. Però a me sembra che questo disagio alluda anche ad altro, a una povertà, allora in questo caso uso la parola più ampia, no? Di sogni, di prospettive, visto che sei giovane. Quali sono, secondo te, le povertà che devono affrontare i giovani oggi? Beh, sicuramente il punto è proprio che questa mentalità borghese a cui lei vive accanto, lei ha questo modello di una vita che consuma la vacanza, il cibo, l'abbigliamento, e che in questo consumare crea il proprio luogo, la propria vita. Lo vediamo, l'abbiamo visto durante questo anno, quanto è difficile sottrarsi a questo consumo, e quanto della nostra società si regge, e delle anche attività lavorative si reggono moltissimo su questo continuo avere di più.
avere il superfluo, che ormai fa parte di noi, cioè non è qualcosa che io giudico dall'esterno, lo giudico come consumatrice, sono parte di questo tessuto. E probabilmente tutto questo ha tolto però un po' di radici al necessario e un po' di sguardo all'idea di ciò che è al di là di noi. Quindi il grande vuoto, come dicevo prima, la grande difficoltà è proprio quella di riconnettersi al mondo, trovare quindi una prospettiva e un obiettivo che sia un po' al di là di noi. Dentro un giorno verrà è proprio un libro che si occupa di fede politica o di fede religiosa, due cose che sono molto lontane dalla vita, secondo me, della mia generazione, nella loro forza di interezza, ovviamente non per tutti, ma per una grande maggioranza. E quindi due protagonisti, che sono un uomo, Lupo, e una donna, Suor Clara, sono proprio i portatori di questa vita e fede come campi che si uniscono, che si compensano. E quindi la vita e la fede, o politica o religiosa, stanno insieme nello stesso momento. In Gaia queste due cose sono così distanti che sembrano non appartenere allo stesso mondo. E in questa distanza, secondo me, sta anche la difficoltà poi a proiettarsi, la difficoltà di sentire a quel punto tutta quella precarietà, tutto quello che il mondo sembra non darci, piovere addosso e schiacciare, perché non c'è anche la prospettiva di un'idea di mondo e di un qualcosa che per noi potremmo fare per non migliorarlo in un senso, ma proprio con uno sguardo, ecco, non c'è quella minima utopia dell'irraggiungibile ma necessario, ecco. In Gaia tutto si ferma a quello che non è posseduto e al non essere come gli altri. E non è solo un giudizio verso di lei, perché anche io ho avuto fortissime queste sensazioni, e magari le ho anche adesso rispetto ai miei libri, rispetto alla mia scrittura. Siamo molto portati al libro come oggetto di vendita, oggetto commerciale, lo sguardo di relazione, come è andato il mio libro rispetto agli altri libri. Ecco, tutto questo meccanismo qui, che è un meccanismo iperborghese, iperconsumistico, che si riflette anche sulla letteratura, ahimè, e che tutti noi in qualche modo introiettiamo, ogni tanto fa bene sganciare, cioè come veramente aprire il paracadute e dire: scusate, io mi butto un attimo, fate andare avanti l'aereo, io mi lancio un attimo, arrivo a terra e a un certo punto magari risalgo, però ogni tanto devo buttarmi per staccarmi da questa prospettiva qui. E questo un po' secondo me sarebbe importante rifare o fare o provare a tenersi in allenamento. In conclusione di questo bel incontro, grazie di tutte le tue belle risposte, no? Gaia vive al lago ed è entrambe le sponde, cioè da una parte la vendicatrice e i suoi gesti estremi, dall'altro la bravissima studentessa che però non vede un orizzonte troppo chiaro per lei. Ti vorrei chiedere se ci lasci con un augurio. Dove andrà Gaia secondo te? C'è una possibilità che vada? Gaia secondo me deve rivalutare la sua famiglia, deve rivalutare il rapporto con la madre e quello che ha perso, deve rivalutare quello che ormai è passato, se le ha insegnato qualcosa emotivamente. Ecco, lei, io spero che recuperi quella parte emotiva, quella parte sensibile che è stata un po' schiacciata dagli altri e che però in qualche modo ci rende delle persone che riescono a stare con gli altri meglio, ecco. Quelle nostre sensibilità e quelle nostre piccolezze alle volte sono quello sguardo in più che ci permette di avvicinarci agli altri in maniera diversa. Quindi ci auguriamo che Gaia poi nel suo animo cominci a corrispondere in qualche modo a quello che è il significato del suo nome, forse. Esatto, esatto. Allora, grazie Giulia Caminito, grazie tantissimo al Circolo dei Lettori che ci ha ospitate, seppur virtualmente. Io vi lascio con questo libro bellissimo. Se c'è qualcuno che ha voglia di dire, di scrivere, diciamo, qualcosa, lo può fare. E a presto. Grazie mille, grazie al Circolo e grazie a te. A prestissimo.